città di Taormina, dalla necessità di vedere come vi fosse una spiccata vocazione del territorio della provincia di Messina in direzione del turismo. La provincia di Messina, l'abbiamo detto in tutte le salse, è certamente la provincia che, nella quale si sviluppa il maggior flusso turistico di tutta la regione siciliana. Taormina come leader certamente, ma vi sono le isole Orche, la costa Saracena, il parco dei Nebrodi, della città di Messina, dove si sviluppa un flusso turistico anche del turismo crocieristico di notevole rilevanza. E quindi noi avevamo necessità appunto di evidenziare questo e di rafforzare sempre più il rapporto del territorio e del territorio. Io la dico questa cosa perché l'altra volta mi ha procurato molta amarezza in effetti la battuta di qualcuno che avrebbe voluto, come dire, stigmatizzare la presenza e l'inerzia nel passato dell'ente provincia di Messina e del ruolo della provincia di Messina, che io prendo atto, spero e mi auguro che possano esserci anche, come dire, delle possibilità di recuperare questo rapporto. Il presidente della prego? Io credo che l'abbiamo già fatto da un po' di tempo, per la verità. Beh, questo lo dice lei, signor consigliere, la prego di scusarmi se lei è critico fino a tal punto da compromettere tutto quanto, se non lascia in mano il beneficio in sostanza di esprimere un mio auspicio, una mia personale posizione forte, vigorosa in questo senso, la prego di non contraddirmi sotto questo profilo. Dopo che poi parlo io, non la voglio disturbare, non la voglio disturbare, poi parlo io. Grazie, non so. No, presidente, la prego. Perché? Non si interrompe, per qualsiasi. Mi dispiace, signor consigliere. Mi dispiace davvero tanto, e lei rischia di farmi andare ancora una volta amareggiato da via da quest'anno. Che fa? Mi guarda! Io non lo so guardare. Grazie, signor presidente. Non posso neanche guardare. Presidente, no, mi scuso io, se vuole riprendere per cortesia. No, grazie. Allora, chi si iscrive a parlare? Io pregherei il consigliere comunale, per cortesia, gli interventi li potete fare, ci sono le repliche, i fatti personali, eccetera. Quando uno parla, non disturbiamo, non interrompiamo i discorsi, c'è tutto il tempo che vogliamo per discutere, controbattere, eccetera. Siamo democratici, per cortesia. Prego, David. Mi ha chiesto la parola per fatto personale.